Buonasera, ben ritrovati con un nuovo appuntamento in diretta insieme all'informazione di Udi News TV. Apriamo con la cronaca, con un incidente che si è verificato in montagna. Una ragazza, una bimba di 9 anni è rimasta gravemente ferita insieme con una ragazza di 19, le cui condizioni sono migliori, dopo uno scontro avvenuto mentre sciavano nel corso di un allenamento sulla pista nera di Sappada. La bambina, residente vicino a Udine, ha riportato un forte trauma toracico, fratture in varie parti del corpo. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso. Migliori invece le condizioni dell'altra protagonista dell'incidente, una ragazza di Arta Terme che ha riportato una frattura a una gamba ed è stata ricoverata all'ospedale di Pieve di Cadore. Il fatto si è verificato questa mattina sulla pista nera all'altezza dello stadio di slalom del centro montano. Le traiettorie delle due si sarebbero incrociate durante un allenamento non agonistico organizzato dai rispettivi sci club, e quindi si attende di conoscere maggiori dettagli riguardo alla condizione della bambina che è rimasta coinvolta in questo scontro, però appunto dalle prime informazioni arrivate sarebbe grave ed è stata trasportata a Udine con l'eli soccorso. E in virtù del forte vento e delle condizioni meteo difficili di questi ultimi giorni ci sono diverse segnalazioni per alberi abbattuti in Carnia. Sono intervenuti i volontari in diversi comuni a Rigolato, a Comeglians, Lauco e Forni di Sopra, monitoraggio del territorio e si ricorda di prestare la massima attenzione riguardo appunto a questa situazione che coinvolge diversi comuni della Carnia. L'allerta regionale per il forte vento in montagna è valida fino a questa notte. E ancora la cronaca, perché continuano le stime dei furti durante la notte di Capodanno, ve l'abbiamo raccontato anche voi, ci sono stati diversi furti in città e nei comuni limitrofi. A Basaldella, ad esempio, in una strada sola sono state colpite 10 diverse abitazioni. Oggi è arrivata la denuncia di un imprenditore che abita proprio a Basaldella, 60.000 il valore del furto che gli è stato perpetrato. Asportati gioielli e contanti. E infine i carabinieri della stazione di Maiano hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura del Tribunale dei minorenni di Trieste nei confronti di un 17enne rom residente a Maiano. Sarebbe responsabile del reato di estorsione in concorso. Il giovane è stato portato all'istituto di pena minorile di Treviso. E adesso parliamo di economia. Luci ed ombre caratterizzano l'inizio del nuovo anno nel mondo del lavoro, secondo la CGIL, perché è vero che nel 2018 le assunzioni hanno avuto un andamento positivo, ma resta preoccupante il fenomeno della precarizzazione. Tante le aziende in crisi per i pochi investimenti, come ad esempio nel caso recente della Principe. Sentiamo. Il 2019 inizia con segnali contrastanti per il mondo del lavoro. A lanciare il grido d'allarme è la CGIL, che fa notare come i sintomi di ripresa che hanno caratterizzato tutto il primo semestre del 2018 siano controbilanciati dal perdurare di incertezze su alcune delle principali realtà del manifatturiero. Tutto questo in un quadro generale caratterizzato da un andamento finalmente positivo delle assunzioni, con un dato medio di 512.000 occupati e un picco di 523.000 nel terzo trimestre, ma anche dalla crescente precarizzazione del mercato del lavoro e da una perdurante crisi dell'occupazione giovanile. Un ritorno a tassi di disoccupazioni bassi ante 2008, anche se bisognerà capire bene anche la qualità dell'occupazione, perché purtroppo se noi andiamo a vedere molte ore lavorate, queste sono molto di meno, per cui si rioccupa ma con tanto lavoro in più precario. Poi c'è un acuirsi di aree di crisi e di situazioni di crisi, che io credo sia legato un po' al rallentamento anche dell'economia internazionale. Quali sono i casi che tenete sotto controllo e che guardate con più preoccupazione? L'area giuliana, no? Che in questo momento qua io penso il punto più grosso di crisi. Poi c'è tutto il tema anche della Snaidero, capire bene cosa significa questo progetto industriale, comprendere bene ovviamente tutto quello che è il tema del distretto della sedia e del mobile. Principe è tra l'altro un'azienda
emblema per il Friuli Venezia Giulia. Noi non possiamo, ovviamente dovremmo fare di tutto perché questa continui. Per il 2019 cosa chiedete alla Regione? Si è aperto un canale, una discussione che io vedo anche positiva, aver istituito gli sgravi per assunzioni over 60 o per le conferme a tempo indeterminato. Quello che vorremmo chiedere è soprattutto delle politiche che sostengano lo sviluppo nelle aziende e soprattutto il tema degli appalti, qualità degli appalti, la qualità rispetto delle regole nei settori più deboli. Questo penso sia la prima emergenza da seguire. L'ordinanza per la chiusura anticipata dei locali in Borgo Stazione è stata sospesa, ma, precisa il Comune, siamo pronti ad adottarla nuovamente. Un segnale importante, si legge in una nota diramata proprio da parte della Giunta Comunale, con molte problematiche dedicate al quartiere appunto di Borgo Stazione. Per troppo tempo è stato abbandonato, dice l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. In questi ultimi mesi abbiamo notato un sensibile miglioramento della situazione, determinato da questa ordinanza e dalle altre iniziative che abbiamo assunto. Ci sono effetti positivi confermati anche dalle forze dell'ordine e a questo punto è stato deciso di sospendere questa chiusura anticipata. Il decreto Salva Italia varato dal governo Monti ha liberalizzato gli orari di apertura delle attività commerciali e pertanto l'unico strumento a disposizione era quello dell'ordinanza urgente, che per definizione però ha una durata limitata nel tempo. Non esiteremo ad adottare ulteriori provvedimenti restrittivi, come sempre con il confronto tramite la Questura, la Prefettura e le forze dell'ordine, un modus operandi ormai collaudato e che continueremo ad utilizzare, così l'assessore. E riguardo al decreto sicurezza è arrivata subito la risposta del ministro dell'Interno Salvini ai sindaci inadempienti. Diversi post oggi pubblicati sulla sua pagina Facebook, dice: io non mollo, se c'è qualche sindaco che non è d'accordo si dimetta. Orlando e De Magistris, dimettetevi, ha detto così Salvini in diretta Facebook, rivolgendosi anche al sindaco di Firenze. Ha aggiunto: non applicate il decreto sicurezza, fate i sindaci e fate il vostro lavoro. Una prova, dice il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che Salvini non ha capito niente, viviamo in mondi diversi, io sto agendo da sindaco. Salvini ci ascolti, riveda il decreto sicurezza, così non va, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Anche lui sulla sua pagina Facebook ha spiegato come da settimane i sindaci avevano richiesto anche attraverso l'ANCI di ascoltare la nostra opinione su alcuni punti critici e valutare l'impatto sociale ed economico del provvedimento. Ovviamente si parla dei mancati diritti dei richiedenti asilo, a cui di solito appunto i comuni facevano fronte prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza. Oggi diversi post, abbiamo visto in quest'ultimo il ministro dell'Interno brindava con un bombardino. Il decreto sicurezza non farà altro che alimentare l'insicurezza nelle città, sono questi i pareri di alcuni sindaci anche della nostra regione, in particolare anche dell'ex sindaco di Udine Furio Onsel, ora consigliere regionale. Un paradosso, dice, causato dalle nuove norme. Vediamo. Decreto sicurezza, qual è la sua opinione in merito alle novità che saranno portate? Servirà effettivamente ad aumentare la sicurezza nelle strade? Non risolve il problema, anzi ne crea. E giustamente i sindaci fanno notare che trasformando in irregolari tutti quelli che prima avevano ricevuto la cosiddetta protezione umanitaria, scarica sui comuni la gestione di tante persone. Questo è diciamo, l'errore che ha fatto Salvini, che diciamo, ha in qualche modo azzerato i sistemi di accoglienza, creando una quantità enorme di irregolari, che però non vengono, diciamo, rimandati nelle loro nazioni di origine, ma rimangono appunto sul territorio dei comuni come irregolari e quindi come persone sfruttate, come persone senza diritti, creando appunto una situazione di enorme tensione al quale dovranno rispondere invece i sindaci e i comuni, e per questo i sindaci e i comuni si ribellano. Prima appunto venivano comunque registrate queste persone, invece adesso col decreto Salvini queste persone rimangono sul territorio, ma vengono anche cancellate dall'anagrafe e quindi proprio scompaiono ufficialmente da tutti i meccanismi. Quindi semmai questo è un decreto che genera insicurezza. Da ex sindaco che ha fatto tanto sul piano dell'integrazione e per l'accoglienza dei richiedenti asilo, come vede la posizione di questi sindaci che hanno deciso di ribellarsi e di non
applicare il decreto sicurezza? Questa, diciamo, problematica dei migranti è una problematica oggettiva che noi come sindaci non è che favoriamo, ma semplicemente dobbiamo in qualche modo affrontare per cercare di garantire una qualità della vita a tutti i cittadini, perché anche la logica, appunto, di concentrazione che prevede il decreto Salvini in questi CAS è molto pericoloso, perché poi queste diventano situazioni estremamente esplosive. Gli unici problemi che noi abbiamo avuto a Udine di tensioni sono state proprio quando furono concentrati troppi migranti nella caserma Cavarzerani. Anche nei piccoli comuni il decreto sicurezza suscita preoccupazione. A Gradisca di Sonzo il timore del sindaco riguarda appunto la presenza del CARA, che diventa indispensabile. A Grado il primo cittadino ha forti dubbi sulla nuova norma, ma non mette in discussione la sua applicazione. Il decreto sicurezza rende sempre più indispensabili le strutture come il CARA, il centro di accoglienza richiedenti asilo. Questa è la grande preoccupazione a Gradisca di Sonzo, la cui amministrazione comunale ne ha chiesto più volte la chiusura, specialmente ora che c'è all'orizzonte l'apertura del CPR, il centro permanente per il rimpatrio. Scoraggia l'accoglienza per piccoli numeri e favorisce la concentrazione nelle grandi strutture. Per Gradisca si tratta sicuramente di un pericolo, e che la nostra struttura, il CARA, diventi una struttura sempre più indispensabile per il sistema pensato da questo governo. Noi abbiamo sempre contrastato il sistema di accoglienza nei grandi centri, l'abbiamo sempre considerato non funzionale alla gestione del fenomeno e portatore di insicurezza per le comunità che li ospitano. Soprattutto per ciò che riguarda il CARA, noi abbiamo sempre chiesto che venga superato, che venga chiuso. In questo contesto temiamo che diventi sempre più indispensabile, proprio funzionale a questo disegno, a questo progetto. A Grado, dove ci sono state forti resistenze all'adesione all'accoglienza diffusa tentata dal Comune, il timore è legato alle ripercussioni che il decreto avrà proprio sul fronte della sicurezza. Nel momento in cui diventassero clandestini anche coloro i quali oggi sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, avremmo molte più persone sulle strade, quindi sono questioni che poi ricadono sulle spalle di noi sindaci. Tuttavia ritengo anche che non sia possibile per un sindaco disapplicare una legge dello Stato, non è così che funziona. Ritengo che noi sindaci si debba osservare le leggi anche quando non piacciono. Il patto finanziario tra Stato e Regione non è ancora stato siglato. Valle d'Aosta e Sicilia hanno già chiuso gli accordi con lo Stato, la nostra Regione no. Il perché se l'è chiesto il gruppo consiliare del Patto per l'Autonomia, che oggi ha voluto spiegare le proprie ragioni. Ascoltiamo. Noi siamo molto molto preoccupati, perché nella finanziaria approvata dal Parlamento nei giorni scorsi si è detto chiaramente che il Friuli Venezia Giulia nei prossimi 3 anni dovrà contribuire con 2 miliardi e 400 milioni al risanamento del debito pubblico statale, cosa che sappiamo essere ben lontana, ma soprattutto si dice che bisognerà aumentare, insomma, la nostra compartecipazione di 360 milioni in 3 anni. Nella stessa finanziaria si dice chiaramente che invece la Regione Sicilia, Regione autonoma come Friuli Venezia Giulia, avrà uno sconto di 900 milioni in 3 anni. E quindi, fatte le debite proporzioni, ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia deve contribuire con 700 euro a testa in questa operazione, i cittadini invece della Regione Sicilia contribuiranno con 200 euro a testa. Questo crediamo sia inaccettabile, soprattutto da una forza come la Lega, che una volta si chiamava Lega Nord, gridava in piazza Roma ladrona, e che invece oggi è diventata poco più di uno zerbino del governo nazionale statale. E quindi bisogna cambiare assolutamente registro, invertire quelle che sono state le situazioni che sono state definite dai patti fatti prima da Tondo e poi dalla Serracchiani, quindi un deciso cambio di marcia, e soprattutto chiediamo che il governatore Fedriga riferisca all'Aula del Consiglio regionale qual è lo stato dell'arte, perché dobbiamo capire quale sarà il futuro dei nostri cittadini e delle nostre imprese per il prossimo triennio. Adesso inizierà questa rinegoziazione del patto tra il Friuli Venezia Giulia e lo Stato. Secondo voi a quale cifra bisogna arrivare? Ma innanzitutto noi abbiamo dei dubbi sul fatto che i numeri scritti in finanziaria si possano rinegoziare. E soprattutto ci sembra ridicola un po' la posizione del Presidente Fedriga, che dice che si punta quantomeno a confermare lo sconto, insomma, che aveva pattuito la Presidente Serracchiani, quindi 120 milioni all'anno. Anche con quelle cifre siamo ben lontani dalla media della contribuzione delle altre regioni, e quindi chiediamo semplicemente di fare
trattare lo stesso, diciamo che Friuli Venezia Giulia riceve lo stesso trattamento delle altre regioni nella contribuzione alla riduzione del debito statale. Così non è stato, perché qui invece il prelievo è stato molto più pesante ed ha determinato in modo fortissimo l'impatto sulla situazione dell'economia della nostra regione. Per chiarire la situazione abbiamo al telefono proprio l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, a cui diamo il nostro buonasera, alla quale chiediamo come mai questo patto ancora non è stato negoziato con lo Stato. Buonasera a tutti. Ma guardi, ci stiamo lavorando da tempo e ovviamente va chiarito che l'attacco scomposto, mi perdoni, e nervoso dei consiglieri del Patto per l'Autonomia non tiene conto di tutto il lavoro che abbiamo fatto sinora e di quella che è sostanzialmente la dichiarazione che il Presidente Fedriga ha avuto modo di fare in occasione della conferenza stampa di fine anno, laddove ha chiarito che l'accordo si sta perfezionando, tant'è che la prossima settimana saremo a Roma per i dettagli definitivi. Il fatto che nella legge finanziaria nazionale non vi siano indicazioni di definizione del patto non è una sconfitta, anzi, semplicemente quando noi vogliamo definire il patto con lo Stato nell'interesse dei cittadini e delle imprese di questa regione, lo diciamo in un'ottica che è ben più ampia rispetto a quella tratteggiata oggi da chi ha voluto fare la conferenza stampa accusando la Giunta di servilismo, per non dire altro, rispetto al governo nazionale. Per noi vengono prima gli interessi dei cittadini di questa regione e l'accordo complessivo non riguarda soltanto il quantum che Regione Friuli Venezia Giulia deve allo Stato per partecipare al risanamento dei conti pubblici e quindi per abbattere il debito nazionale, ma anche quali sono le ulteriori prerogative che per noi sono fondamentali per dare rilancio concretamente, non solo sulla carta, alla nostra autonomia. E parlo dei 9 decimi IVA e parlo dei tributi locali e quindi dell'autonomia effettivamente per i nostri comuni di poter esigere le imposte, le tasse, di trattenerle sui loro territori. Parlo di situazioni che passano anche attraverso il riconoscimento di funzioni e competenze che la nostra regione può vantare e richiedere al governo nazionale. È chiaro che questi sono percorsi che necessitano di meditazione, di equilibri, di grande attività anche, se vuole, diplomatica. Che Regione Valle d'Aosta e Regione Sicilia abbiano chiuso un accordo, ma noi non fa invidia, francamente. Noi stiamo lavorando alacremente, lo chiuderemo a breve, sappiamo bene quali sono gli interessi di questa regione e non ci mettiamo a discutere soltanto di quanto i cittadini della Sicilia o della Valle d'Aosta o delle altre regioni speciali danno allo Stato, ma noi vogliamo pensare a quanto può cambiare in modo concreto e positivo l'autonomia di questa regione. Su questo stiamo lavorando. A proposito, riguardo proprio all'autonomia, perché negli anni è stata sbandierata da più parti politiche e ovviamente si fa riferimento proprio all'autonomia finanziaria. Parlando di cifre, a che cosa state puntando? Puntate a superare le cifre che erano state negoziate dal governo Serracchiani, quindi 120 milioni? Sì, allora, quello, le ricordo, era uno sconto che Serracchiani ottenne di carattere temporaneo, no? Per un biennio. Ecco, l'obiettivo di questa giunta è invece poter ottenere un importo che sia stabilito e fisso e soprattutto duraturo, cioè quanto i cittadini di questa regione devono allo Stato deve essere chiaro e non vogliamo sorprese, per cui appena giri l'occhio, giri l'angolo, di fatto lo Stato può prelevare ulteriori risorse. Vogliamo avere una stabilità di quello che è il concorso della nostra regione alla finanza pubblica e questo è un obiettivo che ovviamente impegna la Giunta anche in queste settimane delicate, l'ha impegnata durante la finanziaria nazionale. Non abbiamo necessità di rincorrere gli altri, ma di dare risultati effettivi e costruttivi per i nostri cittadini. E questo dell'importo fisso per un periodo duraturo credo che sia una risposta. Avete provato a identificare, a parlarne già riguardo a quella che potrebbe essere il valore di quello che la regione dà a Roma? Ma certo, il punto è che adesso, visto che la trattativa sta giungendo
al termine, non me la sento di fare anticipazioni che spetteranno ovviamente al presidente Fedriga comunicare a tutti, anche perché una volta che l'accordo sarà concluso noi ne daremo ampia diffusione. È chiaro che l'attesa e la curiosità è tanta da parte di molti, ma l'impegno di questa giunta è totale, del presidente mio è totale, per giungere a un risultato che sia soddisfacente per i nostri cittadini. Sarà comunque entro il 31 di gennaio, su questo siamo certi? Diciamo che il 31 gennaio è la scadenza per quanto attiene l'anno 2019. In ordine alla quale c'è già una copertura, guardi, quello per noi è un obiettivo al quale diciamo che è la scadenza anche per noi, ma siamo fiduciosi che già la prossima settimana avremo le risposte che ci servono. Benissimo, grazie allora all'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Adesso torniamo alle decisioni del governo romano con le parole di chiarimento arrivate da Di Maio riguardo al reddito di cittadinanza. Ha voluto precisare che non è dedicato agli immigrati ma ai cittadini italiani, e le pensioni di invalidità e le minime. Sentiamo. Sono stati 20 anni in cui è successo di tutto nell'economia italiana. Non solo per colpa dell'euro, ma anche per colpa di una crisi internazionale legata ai mutui subprime, che dal 2007 ci siamo ritrovati nell'economia italiana, ed è una crisi da cui ancora non siamo usciti e per cui dobbiamo fare molto. Sono stati 20 anni in cui, non credo per colpa dell'euro, ma di quella classe politica che ha voluto l'euro, sono stati distrutti i diritti sociali dei cittadini, sono state distrutte le vite di centinaia e centinaia di imprenditori che hanno dovuto pagare molte più tasse rispetto al passato. Beh, noi stiamo cercando di invertire la tendenza, ce la metteremo tutta, e sono contento che in questa legge di bilancio abbiamo portato a casa uno sconto considerevole sull'IMU sui capannoni per gli imprenditori. Adesso devo firmare il decreto che abbassa del 30% i premi INAIL che gli imprenditori pagano all'INAIL ogni anno, così abbassiamo un po' di costo del lavoro. E poi gli investimenti nel prossimo anno saranno agevolati dalla velocità con cui potranno spenderli i comuni, perché abbiamo previsto per la quota investimenti delle procedure semplificate per spenderli, quindi fare le opere, dare lavoro sul territorio e allo stesso tempo far sviluppare la nostra economia. L'ultima. Il presidente di Confartigianato Tilatti ha denunciato l'operazione in atto da parte di inesistenti agenzie che propongono energia elettrica e gas, soprattutto quelle che conoscono troppi dati sulla situazione delle specifiche aziende. Confartigianato ha voluto chiarire, opera esclusivamente tramite il consorzio CAEM. Attenzione a queste agenzie, dice Tilatti in questa allerta. Nelle ultime settimane troppe telefonate di sedicenti operatori per conto di società di vendita energia elettrica e gas che appunto facevano il nome di Confartigianato. Bisogna verificare appunto che siano operatori che esistono realmente. Poi parliamo invece degli ultimi dati sulla qualità dell'aria nel 2018 diramati dall'ARPA. Grazie anche a condizioni meteo favorevoli si è registrata una diminuzione della concentrazione di polveri sottili rispetto agli anni passati. Nell'orizzonte però ci sono i fuochi epifanici. Allora sentiamo qualche consiglio per rendere questa tradizione più sostenibile. Al telefono abbiamo sentito Fulvio Stelle, il direttore del settore qualità dell'aria dell'ARPA. A pochi giorni dal 6 gennaio in tante località ci si prepara per i fuochi epifanici. Quali i consigli da dare a chi si sta preparando a questo evento? Lo chiediamo a Fulvio Stelle, responsabile del settore qualità aria dell'ARPA. Allora diciamo che i consigli da dare sono sostanzialmente gli stessi, ma comunque sempre bene ripeterli. Allora innanzitutto l'attività dei falò epifanici è un'attività che è consentita e ammessa dalla nostra regione proprio per la loro forte valenza evocativa e di aggregazione sociale. I falò epifanici possono essere gestiti utilizzando esclusivamente materiale riconducibile all'essenza di legno vergine, quindi non legno trattato e men che meno materiali plastici, gomme o altro materiale, perché qualora venissero usati questi tipi di materiali nei falò epifanici si configurerebbe quello che è il reato molto grave di smaltimento illecito di rifiuti. I falò epifanici oltretutto
proprio perché hanno una loro forte valenza sociale, è anche bene che in qualche modo siano effettivamente un momento di aggregazione. Quindi quello che noi consigliamo è di realizzare questi falò aggregando magari anche piccoli falò locali, quindi diciamo farne sostanzialmente uno per paese o per frazione, evitando quelli che noi chiamiamo i falò parassiti. Spesso succedeva, soprattutto in passato, che le persone, approfittando del fatto che comunque vengono accesi questi falò, le persone approfittavano per bruciare quello che avevano magari in garage o delle sterpaglie o altro materiale, così per liberare dello spazio. Ecco, questo non è assolutamente consentito e qualora venisse fatto, oltre ad essere molto, diciamo, inquinante, è anche un reato molto grave, che è quello di smaltimento illecito di rifiuti. Una questione particolare che va anche detta proprio per questi giorni, dove l'atmosfera in questo momento è molto secca, c'è una discreta ventilazione, quindi questo va bene per quanto riguarda l'aspetto dell'inquinamento, perché l'atmosfera tenderà a diluire quello che verrà emesso in se stessa, ma è importante ricordare che essendo molto secco, aumenta il rischio poi di propagazione di incendi. Un'ultima ora di cronaca, un uomo di 48 anni, cittadino ghanese, residente a Udine, è stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti ai danni della moglie, una donna di 40, nigeriana, dopo averla colpita al volto con un mazzuolo da carpentiere. Il provvedimento cautelare d'urgenza è stato adottato ieri dalla polizia intervenuta nell'abitazione della coppia. L'uomo si era scagliato contro la moglie per futili motivi, percuotendola al volto con schiaffi e pugni, l'avrebbe anche colpita con un martello di circa 1 chilo. Medicata in ospedale, ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni. L'episodio è avvenuto davanti a un cugino della donna. Ascoltati i testimoni, la polizia ha ricostruito la situazione di maltrattamenti fisici e psicologici avvenuti anche davanti ai figli minori della coppia, che duravano da anni. La donna non aveva mai sporto denuncia. Ed ora passiamo allo sport. Ci si attende il tutto esaurito al King Abdullah Sports City Stadium per la sfida di Supercoppa italiana tra Juve e Milan a Jeddah. Il 16 di gennaio è scoppiata però una polemica perché le donne possono assistere solo in settori riservati alle famiglie. I posti nell'impianto, che ha una capienza di 60.000 spettatori, sono divisi infatti in settori indicati come singles, riservati agli uomini, e families per uomini e donne, che in Arabia Saudita possono accedere alle partite solamente dall'inizio del 2018. A provare a spegnere la polemica ci ha pensato il presidente della Lega Calcio, Gaetano Miciche, che è intervenuto sul fatto, su queste presunte discriminazioni alle donne, e ha detto che le donne potranno andare allo stadio da sole, non accompagnate, come si è diffuso in queste ore, e sarà una prima volta storica. E poi ha precisato che il sistema calcio non può assurgere ad autorità sui temi di politica internazionale. Ed ora parliamo di Udinese. Nicolas Opoku è stato uno dei protagonisti in questa ultima parte del 2018, tornato titolare per gli ultimi due appuntamenti della Serie A. Il centrale sembra essersi messo alle spalle l'errore con il Milan, si candida per una maglia da titolare in difesa per il 2019. La crescita di squadra nel girone di ritorno passa anche dai singoli. Ecco perché le ultime due prove di Nicolas Opoku lo piazzano di diritto tra i giocatori da osservare con estrema attenzione nel 2019. Archiviata la prima fase di ambientamento con il calcio italiano e in generale con le abitudini della nostra nazione, il ghanese ha chiuso l'andata con 6 gettoni di presenza e 458 minuti in Serie A, di cui due prestazioni consecutive da titolare contro Spal e Cagliari. Già dai primi giorni di ritiro si era capito che il ragazzo aveva potenziale, pur dovendo scontrare con il campionato probabilmente più complesso del mondo dal punto di vista difensivo. Alla seconda giornata il premio alla sua disciplina era presentato dal debutto a vittoria ormai ampiamente ottenuta nel recupero contro la Samp. Poi il battesimo di fuoco a metà girone con l'ingresso a gara in corsa alla nona contro il Napoli per sostituire Ekong dopo appena mezz'ora di gioco. Nonostante lo sfortunato Mani in occasione del rigore per i partenopei, il turno successivo al Ferraris con il Genoa è quello della prima da titolare.
titolare, confermato anche di fronte al Milan, o poco scivola nel più classico degli eccessi di confidenza. Il classe 1997 perde la palla sanguinosa che costa la partita e paga dazio, dovendo aspettare 6 giornate prima di riaffacciarsi in campo. L'arrivo di Davide Nicola e la precisa volontà del nuovo tecnico di focalizzarsi nelle prime settimane della sua gestione sulla fase difensiva permette al giovane di proseguire il suo percorso di apprendimento e ritrovare il posto da titolare. La trasferta di Ferrara e l'ultimo appuntamento del 2018 alla Dacia Arena sono la prova che Opoku ha messo alle spalle senza troppi problemi l'errore precedente, rilanciandone invece personalità e tempismo difensivo, con tanto di recupero palla ad innestare l'azione del gol di Pussetto ed una rete personale soltanto sfiorata su occasione da corner. Il percorso di maturazione è ancora in corso, ma l'età gioca indubbiamente a favore del possente centrale a disposizione di mister Nicola. Ci fermiamo qui, l'informazione in diretta ritorna fra poco alle ore 19, a più tardi.